Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati al nostro appuntamento con i commenti degli youtubers e dei followers un cazzo, questi qua sono quelli che attaccano i canali, no? Gli haters, diciamo. E niente, andiamo subito a vedere il primo commento della serie. Allora, dunque andiamo a vedere, scusate l'illuminazione extra, però è perché avevo regolato la webcam in un modo e la moglie mi ha regolato la serranda in un altro, ma noi ce ne sbattiamo le palle e andiamo avanti lo stesso. Allora, andiamo con il primo commento, voilà. Allora, questo ha fatto tutto da solo, ha detto ma vaffanculo vecchio, e quello sotto gli ha risposto ma vaffanculo giovane, e lui, questo 6B02, di conseguenza gli ha detto Reptil Titans, guarda che Favij è miglior duplo più bravo di te, poi se ti guardi allo specchio si rompe. E Reptil Titan gli ha detto cosa c'entra Favij? Mica, tu hai 70 anni e fai video su YouTube? 70 anni? Ho 70 anni. Beh, li porto bene però, Vovka Savitsky. Wow. I commenti sono brutti e non fanno ridere. Grazie. Technophone HD. Madonna, ma scrivere un nome un po' più normale non si può fare. Iscrivetevi! Il commento di Luis trattino YouTube lo lascio commentare a voi perché io non saprei cosa dire. Visus 17 che mi chiede, ciao Visus intanto, perché tanti pollici in giù? Beh, sono solo 72, non è che siano tantissimi. Poi ci sono quelli come Sparkblade che non danno troppe spiegazioni, non danno troppi commenti, non spiegano troppo, vanno direttamente al sodo. Idiota. Grazie. Oh, poi ne abbiamo uno che è fantastico. Questo veramente mi è piaciuto perché ha scritto una cosa obiettiva. Ops, Stepney, e notare come ha scritto il nome Stepney, ha iniziato con un iscritto, ha iniziato con iscritto ricambi. La mia risposta è stata, pensavo che parlassi di Stepna iscritto in alfanumerico con le lettere maiuscole e minuscole nel posto giusto, giustamente. Invece, visto che non parlavi di lui, invece vuol dire che appunto mi sbagliavo. Poi abbiamo Crash of Salvo che mi dice: ma ti credi intelligente? Stai zitto, vecchio rincoglionito! Se devi sparare cazzate, è meglio non parlare! Scemo! Grazie. Poi abbiamo Paolo Bideci. Bideci, non lo so. Ma vi credete divertenti? Realisti sicuro, divertenti non lo so. Poi abbiamo Piras, questo praticamente fa un po' il paraculo, fa un po' il paraculetto, e dice iscritto ricambi? E io giustamente gli ho scritto di risposta e ti pareva? Assolutamente no, vedo che dal video hai capito proprio tutto, credimi. E lui mi risponde, forse dopo aver visto il video, io te l'ho scritto apposta per vedere cosa rispondevi. Sì. Poi quello sotto, Hunter Nick gli va a chiedere: ehi, iscritto, ricambi? Stefano Venegoni dice: a me piacciono i tuoi video, però le risate in sottofondo non si possono sentire. Scusate, ce l'hanno con voi. Ci siete rimaste male? Ok, a posto, grazie. A posto, basta. Ferme! Mo' mi rompete i coglioni a me. Basta. Poi abbiamo Vovka Savitsky. Forse questo l'ho già visto da altre parti, ma... E poi dici che quelli che fanno iscritto ricambi sono falliti. Ma il vero fallito sei tu, con i tuoi commenti di merda.
No, perché gli scritto ricambi che si ripete ogni giorno, ogni 5 minuti, no, eh. Ma muori, cazzo! Che poi comunque tra l'altro hai messo anche falliti con una L sola, falliti. Niente ragazzi, anche per questo secondo episodio degli haters e commenti a caso, possiamo dire che ci possiamo fermare qui. Noi ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo episodio e vedremo quali altri commenti ci sono. Ma ce ne sono, ce ne sono.